Nel caso di infiltrazioni, appunto, di perdite con l'acqua, vi dicevo anche così, è molto intuibile perché l'acqua, appunto, quando arriva sulle superfici di una casa, cosa succede? Che evapora ed evaporando fa raffreddare la superficie del pavimento, piuttosto che del soffitto, piuttosto che della parete. Quindi mi mette in evidenza la zona facendola vedere più fredda rispetto a tutto il resto. In questo caso appunto è un'infiltrazione, potrebbe essere invece il caso molto sfortunato di umidità di risalita, cioè acqua che arriva dal sottosuolo, arriva fino in superficie ai primi piani e si manifesta in questo modo sulla superficie, quindi creando una sorta di corona su tutta la parete, ben differente da un'infiltrazione, perché appunto qui non ho un'esplosione e poi qualcosa che tende ad attenuarsi, ma qui è costante e la vedo su tutta la parete. Qua l'effetto comunque è sempre quello, nel senso che evaporando l'acqua raffredda la parete e me la mette in evidenza.